Signori, Stefano Porcelli ha fatto un liquido nuovo by Iron Vapor e si chiama Charm, che adesso lo proveremo con Stefanello. Proviamo questo Charm, che è un po' tipo Egitto, roba così. Nella boccetta ci sono tutti i geroglifici, c'è tutta, vediamo se riusciamo a farvi vedere. C'è qui anche la piramidina, che sì, io però pronto, adesso non ho portato. Anche la scritta è tipo di Aladdin, il font. By, approved by Stefano Porcelli. E quindi adesso lo nasiamo, vediamo che cos'è. Allora, leggiamo. Dovrebbe essere delizioso marzapane alle mandorle, sì, arricchito con una dolce crema all'argan, che sarebbe quello delle creme, dei shampoo, quella roba lì. Equilibrato con spezie orientali. Non si capisce molto. Noi lo proveremo in flevo. Dead Rabbit SQ col compresso da flevo 55 watt. La NASA, forse sento del marzapane. Tu hai già provato, è la prima volta che lo provi. Prima volta che lo provo. Ricordiamo, è uno scomposto 20 ml. Non riesco a capire, sinceramente, al naso non riesco a capire niente. Com'è? Molto, molto particolare. Una cosa mai vista finora dallo svapo. Allora, in aspirazione sentite, io percepisco così in flavor questa crema speziata, un po' particolare. Madonna, particolarissimo. Sì, molto fritto quasi. È unica nel suo genere. Il marzapane alla mandorla lo sento un po' sulla lingua dopo, ma non in aspirazione. In aspirazione sento questa parte cremosa, speziata, che a me sinceramente piace molto, molto, che rende appunto il liquido particolare, veramente particolare. È difficile. Molto, molto complesso, molto... Cioè, allora, se devo dire se è fedele alla descrizione, devo dire che sento la mandorla. Tu la mandorla la percepisci? Ma credo che sia mandorla, perché gli altri due no. Il marzapane non lo sento, io sento della mandorla. Però, come dice lì, arricchito con delle spezie che ovviamente non so quali sono, però che rendono questo liquido molto particolare. Tanto veramente particolare. Veramente, tantissimo. E secondo me dà sul fritto, tanto sul fritto, cosa che a me piace da batti, tende il gusto, al sapore ad andare al fritto, sul fritto, però con queste spezie lo rendono, cioè probabilmente sono le spezie che ti fanno sembrare che il liquido sia fritto, ok, che ci sia qualcosa di fritto. Magari, non so, il liquido sarà da provare in cloud, da spingere un po' di più. Noi lo stiamo provando in flavor, molto molto buono, molto molto particolare, cosa mai sentita finora nello svapo. Tanto particolare. Che rende appunto questa crema veramente eccezionale. Io gli do un 9,5 perché, uno, per l'originalità, perché finora un liquido del genere mai visto, e poi perché è un cremoso della Madonna. Comunque, come abbiamo detto in tanti video dove abbiamo fatto gli Iron Vapor si sente, si sente proprio che è lui. Oh, signore, è un liquido tanto particolare. È da provare, perché difficile da capire. È veramente eccezionale. È molto difficile da capire. Se non c'era la descrizione, non avrei capito niente io. Nemmeno io. Perché è molto. Allora, è bello dolce. Non come quelli pesantissimi come piacciono a noi. È dolce, tanto, ma non troppo, ed è molto particolare da capire. Probabilmente il dolce è un po' mischiato con questa mandorla, marzapane di mandorla, e le spezie secondo me ti danno, come ho già detto prima, ti danno la sensazione che sia fritta la in cosa. In effetti adesso anch'io, dopo un po' che lo svapo, in aspirazione sento come fritto, come una roba di fritto, come se fosse una ciambella fritta. A me piace, però secondo me è un po' troppo particolare per i miei gusti, quindi io sto sul 7,5. È molto particolare, Cacirri. Cioè, provatelo perché comunque è buono. Sì, buono è buono, però secondo me è molto particolare. Cioè, è un liquido originale, quindi premio tantissimo l'originalità. Però per i miei gusti io gli do un 7,5 perché non riesco molto a capirlo e queste spezie, non capisco molto. Io ripeto, do 9,5 appunto anche per l'originalità.
Sì, l'origine in Italia gli do 10. Per appunto il liquido che è, mi piace veramente tanto. Provatelo, dovete provarlo, signore, perché questo qua è veramente molto particolare. Salutiamo Max e salutiamo Stefano Porcelli. Ciao ragazzoni, recensiteci, signore, su favorito.it, perché sennò siete dei cacciatori e bastardi. Firmate la petizione, iscrivetevi a questo canale e seguiteci su Instagram, perché è importantissimo che voi ci seguiate su Instagram. Quindi ci vediamo al prossimo video con l'ultima parte di Stefanello nell'obiettivo. Va bene, ciao.